Buongiorno a tutti. Quello che vedete è il plastico in scala 1-2-20 del Castrum Novum di Mestre, nel 1405, epoca in cui la Serenissima concluse la cinta muraria del borgo di Mestre. È stato realizzato nell'ambito del laboratorio di storia e modellismo della scuola secondaria di primo grado Berna, dagli allievi in collaborazione con due modellisti appassionati di storia, Damir Maksimovic e Carlo Alberto Camuccio. Gli edifici sono realizzati con la stampante 3D. Il materiale è il PLA. I disegni più semplici sono stati realizzati dai ragazzi, mentre i disegni più complessi da Damir Maksimovic. La cinta muraria era lunga circa 1 chilometro. Era caratterizzata probabilmente da 17 tra torri e torresini e 3 porte, una che dava verso il borgo di San Lorenzo, una verso il Terraglio e una invece verso Altino. La cinta muraria aveva al suo interno degli archi a tutto sesto con dei pilastri di rinforzo, uno stretto cammino di ronda al quale abbiamo rappresentato gli accessi attraverso alcuni scalandroni lignei. Era poi caratterizzata dall'alternanza di torri classiche chiuse sui 4 lati e torresini aperti verso l'interno. Una particolarità è data sicuramente del fortilicium del 1392, che nasce come una specie di donjon attorno all'attuale torre dell'orologio, la casa torre dei Collalto. Essa era collegata alla particolare torre di Cademusto dalla forma poligonale, a costituire un vero e proprio fortilizio. Aveva 2 accessi, uno che dava verso il borgo di San Lorenzo e un altro verso il borgo di Mestre, entrambe con ponte levatoio, del quale sono state trovate evidenze archeologiche. Del fortilicium abbiamo documenti grazie a una delibera del Senato veneziano del 14 marzo del 1384. In essa si dice, tra le altre cose, che la porta torre venga ben serrata da muro, tanto dalla parte esterna che da quella dove c'è l'ingresso a Mestre. In esso sono ben descritte le dimensioni che la struttura deve avere, in passi veneti. Viene poi deciso di costruire un barbacane nella parte esterna e un altro barbacane rivolto verso il borgo di Mestre, entrambe con ponti levatoi. Al suo interno trovava posto non solo la guarnigione, ma ogni personalità che si trovava a transitare. Un'altra particolare della cinta muraria è il torrione ottagonale che si è conservato nell'angolo nord e che attualmente è ancora esistente. La cinta muraria racchiudeva una viabilità sostanzialmente costituita da 3 strade, la principale via Palazzo, una strada porticata che si è conservata ancora oggi, praticamente intatta. Prendeva il nome dal Palacium, il palazzo destinato ad accogliere il governo della città, che al momento dell'edificazione della cinta muraria era anch'esso l'edificio in costruzione. La seconda è via Torre Belfredo, che prende il nome dalla omonima porta torre, che si era conservata fino agli anni recenti e poi è stata invece malauguratamente abbattuta. La terza via era via Caneve. Caneve sta per magazzini e aveva accesso alla porta che conduceva ad Altino. Una quarta stradina secondaria era quella che costeggiava il canaletto di San Girolamo, che transitava davanti alla chiesa omonima, una chiesetta edificata nel 1261 in stile gotico veneto, con la facciata tripartita da 2 paraste, un portale, rosone e archetti pensili nel sottotetto. A lato è stata ricostruita l'area cimiteriale con la processione dei religiosi della chiesa. Thank you.
Mestre antica era caratterizzata da una complessa rete idrica naturale e artificiale, oggi solo parzialmente visibile. Qui vediamo i due rami del Marzenego che si congiungono e la caratteristica casa ponte con funzioni daziarie. E anche la Ribam della famiglia dei Collalto. Il Marzenego, il ramo nord, si unisce al ramo sud all'altezza dell'attuale piazzale Cialdini. Tutta la cinta muraria era circondata da un fossato artificiale che fu poi obliterato e solo in parte riutilizzato come pescera. Le attività economiche della Mestre medievale erano strettamente collegate a queste vie d'acqua. Sul Marzenego erano documentate almeno tre porti: il porto di Mestre, il porto di San Lorenzo e la Ribam della famiglia dei Collalto. L'abbiamo rappresentato con dei magazzini e con le tipiche imbarcazioni a fondo piatto che avevano il compito di commerciare con l'entroterra, mentre il commercio con Venezia avveniva per il porto di Caverniago e poi tramite la fossa Gradeniga o Canal Salso. Altre attività economiche importanti, oltre al commercio di acqua, erano segnalate dal foro boario, rappresentato qui fuori le mura, e al suo interno invece c'è il mercato delle verdure. Una parte nord della cinta muraria, al momento della sua costruzione e della documentazione siamo riusciti a reperire, risultava in parte ancora coltivata o destinata all'allevamento del bestiame. E quindi in quest'area sono state rappresentate dei broli, dei vitigni, delle piante da frutto e dell'allevamento di animali da cortile, ovini, bovini. Nel momento in cui ci si trova a voler ricostruire nei particolari il borgo e la cinta muraria, ci siamo trovati davanti a dover operare molte scelte, laddove non erano presenti documenti o evidenze archeologiche. Tali scelte sono sempre state fatte però prima consultando archeologi, archivisti, in modo da poter optare per la scelta più plausibile, al fine di restituire alla città un'immagine più realistica possibile della Mestre nel 1400.